sesto trofeo Sanremo. Identificare Lorenzetti il 7 e Ruffo il 4 è la chiave per seguire la corsa delle 250. Subito si stabiliscono le posizioni definitive. Ruffo impone una datura febbrile, 90 di media su queste implacabili curve e serpentine dell'autodromo di Ospedaletti. All'ottavo passaggio si lascerà precedere per poco da Lorenzetti. Alla 19esima tornata stabilisce a oltre 95,5 il record del giro. Le velocità rivali quasi si toccano, i campioni si abbracciano, a Ruffo la vittoria. Nelle 500 il 20 è l'inglese Duke, l'1 è Pagani. Allo scatto la nostra pattuglia è in prima fila. Baldinucci si prende con prepotenza la parte del protagonista. Alla terza tornata Duke è già al comando, Pagani si impegna coraggiosamente a inseguirlo. Ma c'è poco da fare contro il campione del mondo. È arrivato a Sanremo la mattina stessa in aereo, è abituato a vedersi volare la strada lungo i fianchi della sua corsa. Drammatica, valorosa la controffensiva di Borsari e di Pagani. Una caduta mette fuori combattimento Borsari, primatista del giro a oltre 100. Duke, agli allori del suo paese, ha voluto aggiungere questi vivi fiori della Riviera.